Bene, siamo qua con Oscar Arrivabene, che è il direttore tecnico di Domenico Clerico. E con lui ci fermiamo un attimo a raccontare le novità legate alla parte enologica della gestione aziendale. Magari poi anche un dettaglio: non siamo in vigna, ma ci siamo stati. Ci ha raccontato anche questo inizio del percorso del biologico. Se vuoi fare poi un accenno sul finale della nostra breve intervista, a te la parola. Ciao a tutti, sì, in realtà parte del percorso dell'azienda Clerico passa anche attraverso, nei prossimi anni passerà anche attraverso la scelta del biologico. Bravi piemontesi, non volevamo dirlo fino a quando non siamo arrivati, ma è comunque una cosa importante per noi, quindi ci teniamo, e attraverso questo non è tanto il principio del biologico, ma il tendere a una sostenibilità maggiore, e al di là di questa parola abusata, cercare di rendere grazie a dove siamo venuti. Noi siamo di Monforte d'Alba, e in questo momento Domenico la cosa più importante che ci ha lasciato è stato proprio questo legame al territorio, questo attaccamento al territorio. Domenico diceva sempre che era di Monforte, eravate cuchi, e continuava a insistere su queste cose. Domenico parlava più piemontese che italiano. Questa cosa qui, questo attaccamento forte, morboso alla terra, è ancora per noi adesso importantissimo. Quindi il comune di Monforte tanto ci ha dato, tanto gli dobbiamo indietro. Quindi questa sostenibilità, al di là della parola, per noi vuol dire proprio l'attaccamento a questo territorio. Quindi il passaggio a biologico è un primo passo per cercare di essere sempre più connessi con quelle che sono le nostre vigne. Già lo eravamo prima, ma vogliamo che appaia anche a chiare lettere sull'etichetta. In più, per quanto riguarda per le vinificazioni, già dal 2010 Domenico cercava una strada più morbida, più verso l'eleganza. Crediamo che ancora di più in questo momento l'utilizzo di un certo genere di approccio molto molto soft, molto molto leggero, delicato su quelle che sono le uve. Proprio per questo genere di vigne, questo genere di attaccamento, vogliamo poi che voi possiate ritrovare Monforte d'Alba nel bicchiere ogni volta. Domenico era l'artista, noi siamo soliti dire noi siamo gli artigiani, quindi ci stacchiamo dall'idea di stile, ci stacchiamo dall'idea di arte, e cerchiamo invece di riavvicinarci a quello che è tutto quello che è il nostro territorio. Quindi da buoni artigiani cerchiamo di farvi trovare tutte quelle che sono le vigne all'interno del bicchiere. Passaggio ovviamente passerà anche, troverete dei cambiamenti abbastanza importanti anche per quanto riguarda i legni, per quanto riguarda lo stile di vinificazione, e poi questa parte qui sicuramente sarà spiegata meglio all'interno della guida. Io mi limito semplicemente a fare il mio mestiere, che è il vino, poi tutto il resto assaggiatevi voi, bevete voi, che speriamo che vi piacciono. Questa qui è la parte più importante.